Questa gattina che vedono si chiama Alice, era la mascotte di una scuola, spero che sopravviva, la mascotte di un istituto superiore a Viareggio, che nell'ultimo giorno di scuola è stata traventata dalla finestra. Sono con l'avvocato Angiolini, che è anche un insegnante, quindi questa bella scuola, queste famiglie che insegnano questi, perché il tiro travento del gatto insomma, è una pratica. Mi fa ridere Leo ed è una cosa tragica. Ma il problema, questo indica il fatto che le famiglie oggi non educano più i figli al rispetto delle persone, al rispetto delle cose e al rispetto degli animali. Purtroppo anche nella scuola c'è molta crisi nel senso, una crisi di identità, perché le famiglie demandano agli insegnanti il dovere di educare i propri figli. Ora, un insegnante, è vero che è un'educatrice, ma un insegnante deve insegnare, deve spiegare, deve anche diciamo, dare ai ragazzi quei valori, ma in primo luogo devono essere le famiglie a dare i valori che sono alla base della vita, non la scuola. E quindi si assiste al bullismo imperante, che come vedi basta leggere i giornali, sempre più bulli nella scuola bullizzano dei ragazzi o ragazze che sono più deboli, la violenza nei confronti degli animali. Quindi se non si torna un pochinino indietro e se le famiglie non cominciano a educare veramente i propri figli, io credo che andremo sempre peggio. Quindi diciamo che è la famiglia che è un po'... Sì, in disgregazione. Assolutamente, la famiglia è in disgregazione, la famiglia non insegna più nulla e francamente agli insegnanti spesso gli tocca fare l'assistente sociale, la psicologa, la mamma e poi se c'entra forse si spiega anche. Una cosa brutta che ho notato io, che è un mio amico che è andato in pensione, un insegnante mi ha detto: prima adoravo il mio lavoro, ora non vedo l'ora di andare in pensione. Sì, ma è giusto, anche perché questa mancanza di rispetto che c'è in questo caso nei confronti degli animali, nei confronti dei compagni, c'è una mancanza di rispetto anche nei confronti degli insegnanti. E certo, i primi sono i genitori che aggrediscono gli insegnanti. Quando andavo a scuola io, Leo, e quando si andava cioè a scuola noi, che ci insegnavano? Che il professore era sempre... La storia romana era attualità quando si andava a scuola. Sì, appunto. Quindi che i genitori... Era cronaca. Era... Quindi che gli insegnanti hanno sempre ragione. Oggi no, invece è il ragazzo che ha sempre ragione, è lo studente e l'insegnante è uno che deve essere te magari anche vai malmenato. In pensione, scusa. Io ancora ho 3 anni. Ma te l'hanno andati i 5 anni da partigiano? No, a me no, da partigiano no, di sicuro, guarda.